Ciao Alessandro Lugli, benvenuto a tutti in un nuovo video sul calcio, notizie in generale, calcistiche anche nazionali, insomma. Napoli, Conte mette all'angolo la dirigenza, vuole Lukaku in panchina all'esordio col Verona. Il messaggio lanciato da Antonio Conte dopo il passaggio del turno a fatica in Coppa Italia ai vertici del Napoli è stato chiaro, diretto e preciso. Servono rinforzi. Il tecnico azzurro lamenta lacune in rosa, ma il primo pensiero riguarda Lukaku. Il centravanti belga è in parola con la società e con il mister da settimane, ma gli sforzi del Napoli per trovare un accordo con il Chelsea non hanno prodotto passi in avanti e la situazione ha spazientito lo stesso Conte, che alla vigilia dell'esordio in campionato ha fatto una richiesta precisa, ovvero avere Lukaku in panchina al Bentegodi contro il Verona. Difficile, dopo il rifiuto del club inglese alla proposta di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League del Napoli, ma anche un esame per la dirigenza che, correndo contro il tempo, proverà in ogni caso ad accontentare la richiesta di Conte, slegando di fatto l'operazione dal futuro di Osimhen. Il DS Manna e i suoi uomini proveranno a fare leva sui rapporti tesi tra Chelsea e Lukaku, che prosegue nel lavoro individuale in attesa di partire, anche se le due settimane abbondanti di mercato aperto in questo momento lasciano il club inglese in una posizione di vantaggio rispetto a quanto potrà essere a fine mese. Conte, come rilancia il Mattino, vuole Lukaku in panchina contro il Verona per la prima di campionato, dove invece non sarà presente Osimhen. Come confermato dalla dirigente, l'attaccante nigeriano si sente fuori dal progetto e vuole andare via, costringendo però il Napoli a slegare le due situazioni per non cadere ulteriormente in una fase di stallo che ha già compromesso parte del precampionato. Altra notizia, De Rossi, Roma, il messaggio, chi vuole andare via è libero di farlo. Proprio ieri è scaduta la clausola di contratto che consentiva a qualunque club, previo assenso del giocatore, di prelevare Paulo Dybala dalla Roma per 12 milioni di euro. Sospiro di sollievo per i tifosi giallorossi. Dunque, non proprio, perché l'assenza della gioia nella formazione iniziale contro l'Everton ha fatto drizzare le antenne. Possibile che in assenza di problemi fisici De Rossi schieri gli 11 candidati a giocare contro il Cagliari nell'esordio in campionato, escludendo proprio l'argentino, tra l'altro sostituito da Zadalewski, che sulla lista dei partenti. Sul tavolo della Roma, va detto, non è ancora arrivata nessuna offerta ufficiale dall'Arabia Saudita, ma la proposta aleggia da giorni sulla testa dei Friedkin, che spiega il Corriere dello Sport, considerando il contratto scadente del 2025 e un mercato in entrata ancora da completare, non vedrebbero di cattivo occhio la cessione di un giocatore che tra l'altro garantirebbe una buona plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero. Dybala, dal canto suo, vorrebbe restare a Roma. Non pensava di ritrovarsi in una situazione simile, a maggior ragione con la scadenza della clausola e dopo aver rifiutato le offerte del Saudi Pro League, 15 milioni di euro in 3 anni, dei mesi scorsi ed essersi speso per l'arrivo di Sule nella capitale. Inoltre vanno registrate le parole di De Rossi dopo l'Everton: non faccio la formazione in base alle voci, ho schierato la squadra che volevo, che in Inghilterra fa parte della Roma, poi vedremo, vale per Dybala come per tutti. Quando mi è stato chiesto se c'era qualcuno da tenere legato qui mani e piedi, ho risposto di no, che non c'era. Chiunque vuole andare via è libero di farlo. Insomma, una situazione che è da monitorare da qui al 30 agosto, prima della chiusura del mercato. Altra notizia. Atalanta, Cup Meyers, parte solo se arriva O'Reilly. La situazione tra Atalanta e Cup Meyers resta quella di sempre, complicata e con nessun passo significativo in avanti, con l'olandese che continua a non allenarsi e con i nerazzurri che non si muovono dalla propria posizione, ovvero non alla cessione se prima non arriverà un sostituto all'altezza. L'iniziato numero uno ovviamente O'Reilly del Celtic, per il quale non c'è accordo e con la forbice tra domanda e offerta, che nonostante settimane di trattative resta ancora molto ampia. Nei prossimi giorni è previsto un rilancio con gli scozzesi. Altra notizia. Milan, ti presento Emerson Royal. In casa Milan è il giorno di Emerson Royal. L'esterno brasiliano ex Tottenham è arrivato in prima mattina alla clinica La Madonnina di Milano, dove effettuerà i test medici prima di firmare nel pomeriggio
il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029. Il difensore inseguito a lungo è costato 15 milioni di euro. Si potrà poi aggregare al resto del gruppo per mettere a disposizione di Paolo Fonseca in vista dell'avvio del campionato e della sfida al Torino di sabato prossimo. Spetterà poi al tecnico rossonero valutare se e quando inserirlo. Certamente la condizione fisica dovrebbe essere buona, dato che Emerson Royal ha comunque lavorato con il Tottenham e disputato tutte le amichevoli degli inglesi tra Tokyo e Seul. Una volta completato l'iter italiano, il giocatore dovrà tornare in Inghilterra per le ultime pratiche burocratiche e per ottenere il permesso di soggiorno obbligatorio visto il suo status di extracomunitario. Per lui, come per Morata e Pavlovic, è teoricamente possibile una presentazione in occasione del trofeo Silvio Berlusconi. Altra notizia. Juventus Gonzalez con la Fiorentina si chiude a 30 milioni. Il weekend in Toscana è servito a Giuntoli per portare avanti diversi discorsi, a partire da quelli con il DS della Fiorentina Pradè, presente al Forte, un contatto per cambiare marcia all'operazione Nico Gonzalez, pure lui ha visto dal mare in Versiglia con la fidanzata. L'affare procede spedito e l'ottimismo è segnalato in grande crescita. Juventus e Fiorentina hanno un'intesa di massima sulla valutazione 30 milioni e il giocatore ha già un accordo con la signora. I due club continuano a ragionare anche sull'inserimento di una contropartita, o McKinney o Kostic, ma per velocizzare la chiusura ed evitare rallentamenti, le due questioni probabilmente verranno separate. Del tipo subito Nico a Torino e più avanti uno tra McKinney e Kostic a Firenze, dove a inizio estate si è trasferito Moise Kean. Al traguardo mancano gli ultimi passi. La Fiorentina, prima di concedere il libero a Nico, vuole essere certa di avere in mano il sostituto, ossia Albert Gudmundsson del Genova. Si sicurezza che potrebbe arrivare a breve, entro metà settimana. I viola aspettano Good e la Juve non vede l'ora di poter regalare a Thiago Motta la prima delle due ali. Da oggi ogni giorno può diventare quello buono. Altra notizia. Coppa Italia, come eliminato dalla Sampdoria, il Torino vince 2-0 con il Cosenza. Fuori anche Venezia e Parma, con il Palermo che dovrà incontrare il Napoli il 25 di settembre. Infine, la Juve perde 2-0 contro l'Atletico di Madrid nell'ultimo test prima dell'inizio del campionato. Decisive le reti di João Félix e Ángel Correa. Buone le prove dei nuovi arrivati Thuram e Douglas Luiz nella Juve. Questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per avermi seguito. Ciao, Alessandro Lulli. Alla prossima e forza Napoli sempre.